Ecco il nostro caro dottor Montalbano. Don Balduccio la ringrazia per essere venuto. Mi devo scusare se non mi suso, perché le gambe non mi tengono. Prego. Sei comodo. Grazie. Questo è Toscevero Crucillà, che è stato e continua a essere il padre spirituale di Apichino, il mio nepotuzzo santo, calunniato e perseguitato dagli infami. Per fortuna la fede che lo sostiene. Io tolgo il disturbo. Lei mi accompagna, vero, Toscevero? Prende qualche cosa, eh? No, grazie. Dottore, certamente lei è curioso di sapere perché io l'ho voluto vedere, no? No. No, no, no. Senta, ma lei che sa dire solamente no? In tutta sincerità, quello che a me come sbirro può interessare di lei, lo so già. Ho letto tutte le carte che la riguardano. Come uomo non mi interessa. E allora perché è venuto? Perché non mi ritengo così in alto da poter rispondere di no a chi chiede di parlarmi. Ah, parole giuste, parole giuste. Se ha qualche cosa da dirmi, bene, altrimenti... La faccenda di mio nipote, Iapichino, mi consuma. Dottore, gli ha ammalato di petto, povero figlio. Io ci dissi, consegnati ai carabinieri, almeno tu curano, ma Iapichino... Iapichino è testardo, come tutti i picciotti. Comunque, io ho dovuto riprendere in mano la famiglia, ed è difficile, sa, molto difficile, perché oggi la gente non vuole ragionare più, no, insomma, no, non vuole perdere tempo. E allora che fa? Che fa? Spara! A sparare siamo tutti bravi, magari il più stupido della comitiva. Se lei mi punta un revolvero contro e mi dice, Balduccio, inginocchiati, inginocchiati! No, 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 non ci sono santi. Io mi devo inginocchiare per forza. Però questo non vuol dire che lei è un uomo d'onore. Mi scusi, signor Sinagra, ma a me mi risulta che anche ai suoi tempi si ammazzavano quelli che non volevano mettersi in ginocchio. Certo, ma ammazzare un uomo perché si rifiutava di obbedire significava una battaglia perduta, perché il coraggio a quell'uomo non ci aveva dato la sassata. Mi stai spiegando? Sì, si è spiegato benissimo. Solo che io non è che sono venuto qua per sentire la storia della mafia dal suo punto di vista. Dal punto di vista della legge, lei la conosce benissimo. Certo. Ma lei vede, signor Sinagra, è un perdente, o quasi. E la storia non la scrivono i perdenti. Adesso, casomai, forse, la possono scrivere quelli che non ragionano e sparano. I vincitori del momento. Quindi, se ora mi permette... Mi scusassi, noi gente d'età, fra tutte le malattie, ci viene mancare quella dello scilimagnolo. Commissario, in due parole, capace che noi abbiamo commesso grossi sbagli, anzi, grossissimi sbagli. E ora che fa? Si pente? No, mai. Io non mi pento mai di fronte alle leggi, di fronte al signoruzzo. Quando sarà il momento, sì. Soltanto questo volevo dire, che noi abbiamo fatto grossissimi sbagli, però abbiamo sempre saputo che c'era una linea che non si doveva passare mai, perché passando quella linea, allora non c'era più differenza fra un uomo e una bestia. Ho capito. Ma capivo veramente? Veramente. Tutte e due le cose. Ah, sì. E allora, commissario, chiedo che io ci per dire, ce l'ho detto. Quindi se lei ora se ne vuole andare, è pagione. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera.